Mi viene in mente, grazie ad Enrico Sacchi che ieri lo citava, uno degli uomini a cui dobbiamo essere grati nel Novecento, il secolo delle grandi guerre, che è Winston Churchill, l'uomo che ha sconfitto il nazismo, l'asse nazifascista. Churchill con gli italiani è stato anche un po' sprezzante, una frase sua è famosissima. Lui sosteneva che gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e non aveva affatto torto, però aggiunse anche che perdono le guerre come se fossero partite di calcio e questo è un po' meno vero e meno giusto nei nostri confronti. Ma la frase che ha citato Enrico Sacchi, secondo me, si attaglia perfettamente, visto che noi l'anno scorso a Napoli abbiamo definito il comandante Sarri fino al palazzo come se fosse un Che Guevara, quest'anno abbiamo forse un più raffinato stratega da panchina che è Carlo Ancelotti, a cui il paragone con Winston Churchill mi pare si attagli un attimo di più. E diceva Churchill: non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. L'ho ricordato ieri nella mia trasmissione radiofonica, Radio CRC, e oggi lo voglio ribadire questo concetto, perché Ancelotti ha una filosofia completamente diversa dal suo predecessore e tende a coinvolgere tutti nel progetto senza fare sconti a nessuno. C'è un desaparecido, buttato fuori dalla panchina a Liverpool, neanche oggi si è visto, ormai Rog è scomparso dal mirino. Mi devo rassegnare, era un mio pallino, mi devo rassegnare. Evidentemente a Rog bisogna trovare altre collocazioni per dare la possibilità di esplodere ed emergere se veramente ne ha queste qualità che aveva fatto intravedere. Si attaglia perfettamente questa definizione perché mister Ancelotti oggi ha rivoluzionato completamente il Napoli a Cagliari, un Cagliari che in casa era imbattuto. Era riuscito fino ad oggi a non perdere mai, anche con delle rimonte importanti. Il turnover è stata la filosofia che da Genova in poi ha voluto sposare quest'anno Ancelotti, volendo giocare su più fronti e più competizioni. Vorrei ricordare che ha dato fiducia a gente come Milik. Milik oggi è il cannoniere del Napoli. 8 gol ha superato sia Mertens che Insigne, che era partito a razzo all'inizio stagione col nuovo ruolo. Ebbene, Milik, che ha giocato spezzoni di gara e che solo ultimamente ha trovato un po' di continuità, è entrato a 8 minuti alla fine, 10 minuti alla fine a Bergamo, segnando il gol vittoria. Giocando titolare con Frosinone ha fatto una doppietta. Oggi a Cagliari ha avuto di nuovo fiducia e ha fatto il quarto gol in 3 partite. E al Liverpool stava per fare il miracolo di una qualificazione che francamente avremmo meritato per il girone fatto, straordinario, non per quella partita dove il Liverpool ha dominato. Ma aveva fatto qualcosa di tecnicamente eccellente, arpionando una palla con uno stop fantastico e solo un grande portiere come Alisson ha saputo leggere l'azione e chiudergli lo specchio prima che lui potesse cercare di inquadrare la porta, ha dovuto tirare di corsa. Molti hanno parlato di gol sbagliato, ma il gol sbagliato è quello di Kayekon, non quello di Milik. Milik ha dimostrato ancora una volta di essere un attaccante importante. Sono serviti tutti quelli che dicono che il Napoli non ha attaccanti di grandissimo livello. Perfino Kondo, da me intervistato, ha detto: ah, oh, il Napoli sarebbe il grande attaccante. Ma perché Mertens, che ha fatto più di 100, ha fatto 100 gol col Napoli, non è un attaccante di livello internazionale? Ma perché Milik non è un attaccante che sta a 3 gol da Cristiano Ronaldo giocando un terzo o un quarto dei minuti di Cristiano Ronaldo, che è il grande bomber di questo campionato, che è quello che è venuto per vincere tutto, che fa la differenza, la foglia di fico del calcio italiano, prontamente caduta la sesta giornata di Champions, perché il calcio italiano ha fatto 13 sconfitte su 36 partite. Cioè il calcio italiano ha fatto un pareggio e 5 sconfitte nell'ultimo turno tra Champions ed Europa League. E il calcio italiano ha portato alla qualificazione 2 squadre in Europa League e 2 squadre in Champions League, dimezzando il plotone, ma una sola squadra su tutte ha dato lustro al calcio italiano ed è incredibilmente uscita fuori, ed è stato il Napoli, che ha tenuto in scacco i parigini e il Paris Saint-Germain, che sono una squadra mostro dai soldi spesi con la pala e che ha fuori classe immensi in squadra. Non parlo di Cavani se non di Maria, ma parlo di Mbappé e di Neymar.
per non dire di tutti gli altri. Ebbene, il Napoli non ci ha perso mai col PSG, anzi l'ha perfino dominato in casa propria. E il Napoli con Liverpool ha fatto qualcosa di straordinario in casa propria, perché il Liverpool non ha mai fatto una partita in cui non ha mai tirato una volta in porta. È successo a Napoli. Eppure il Napoli è andato fuori, ma è l'unica squadra che ha dato lustro al calcio italiano in questa Champions. Perché la qualificazione della Juve c'è da trovarsi il naso, due sconfitte addirittura con gli Young Boys. Mi è venuto di ricordare il Perigeo, abbiamo tutti un blues da piangere. Scrivevano il Perigeo un pezzo meraviglioso, io dico abbiamo tutti uno Young Boys da piangere, visto che abbiamo avuto con Mazzarri all'epoca una sconfitta similare. Quindi voglio ricordarvi che questo campionato, che ha la canna del gas dal primo giorno, perché è arrivato il mostro che ha ammazzato il campionato, e voglio chiedere a Iannicelli dopo se mi conforterà ancora dicendo che Ronaldo è servito al calcio italiano, ma a cosa? Ad ammazzarlo definitivamente? O a mettere questa foglia di fico che è già caduta, perché il calcio italiano è nudo in tutta la sua sfrontatezza per quanto è successo quest'estate e per quanto sta ancora accadendo, con le sentenze che continuano a colpire la Juventus e a punirla, e proditoriamente questi continuano ad esporre due scudetti che non hanno, e la federazione non interviene, solo in Italia accade ciò. Ma abbiamo la foglia di fico. Io mi godo Arkadiusz Milik, e voglio ricordarvi sempre con Winston Churchill che il successo non è mai definitivo e il fallimento non è mai fatale. È il coraggio di continuare che conta, e questo Napoli ha dimostrato a Cagliari che di coraggio ne ha da vendere. Grazie, ho finito.